Bentornati in un vlogato! Di questi tempi vanno di moda i vlog e io faccio i vlog solamente quando è estate o quando non c'ho altro da fare. Quindi eccovi un vlog estivo! Niente, avevo due cosine da dirvi e quindi ve le dico rapidamente. So di essere sparito negli ultimi mesi e di non aver fatto un cazzo, però non è che non abbia fatto un cazzo, ho studiato e avrò comunque da studiare per tutta l'estate perché a settembre ci sono altri esami che boom! Però intanto ho recuperato qualche video, ho continuato Dark Souls e ho ripreso la serie appena reiniziata, ovvero State of the Kakakai, ai ai. E potete già trovare i primi video prima di questo. Boh. Live, discorso live. Allora, le live mi tolgono un po' di tempo in più rispetto ai video, qui perché ovviamente devo dare degli orari precisi in cui farle. Però niente paura, infatti ho ricominciato a fare anche quelle. La prima la inizierò stasera, però stasera non è oggi, per voi, cioè per me sì, per voi no, perché non so quando uscirà questo video. Quindi, indicativamente, io farò live tutte le sere, sabato escluso, salvo imprevisti ovviamente, e tutte le sere alle 9:21 e un quarto. Quindi, Twitch 21 e un quarto, tutte le sere, sabato. E giocheremo ovviamente i grandi titoli che dobbiamo finire. Infatti devo finire la serie di Alien Isolations e... No. Cos'era? Resident Evil. Ecco. E in più continuare anche Ori, che mi sono completamente bloccato e non so come andare avanti. Più in là andrò in vacanza, quindi dal 29 al 6 o il 7, quindi dal 29 luglio al 6 o il 7 sarò a Cavallino Treporti, si chiama? Boh, insomma, provincia di Jesolo, a farmi i gran cazzi miei, quindi magari se siete di quelle parti e volete venirmi a trovare sono lì. Quindi probabilmente in quel periodo non usciranno video, in teoria c'è il wifi al camping dove alloggerò, perché io vado in Raulotte. Quante belle parole in inglese. E quindi farò qualche video lì, tipo io che faccio cose a 60 frame, che spruzzo l'acqua, che mi faccio il bagno, quelle belle cose che mi piace fare, che non gliene frega un cazzo a nessuno, perché questo è un canale di videogiochi, ma io faccio le cagate perché tutti fanno videogiochi, quindi perché io non posso fare le cagate? Che poi ultimamente anche i vlog vanno di moda, tutti a fare sti vlog, a parlare di tag e sti cazzo. E tutti parlano di qualcosa di cui non ne fotte niente nessuno, però tutti ne vogliono parlare. E tutti con questa musichetta di sottofondo. Altra cosa di cui voglio parlarvi è questa! Il green screen! Per chi segue la mia pagina di Facebook, e se non la seguite, seguitela, stronzi, avrete già visto questo video che metto qui. Anzi, lo metto qui, guarda, lo metto qui sul green screen. Sapranno che sto iniziando a fare alcune prove col green screen, che però in realtà vi svelo che è semplicemente un asciugamano della Decathlon, pagato 10 euro, perché gli green screen, quelli veri, costano 70 euro. E io, visto che volevo fare quattro puttanate così a caso, non ne valeva la pena. Ah, insomma... massimo che si può fare è tipo appenderlo e fare finta che sia una bandiera. Posso fare la bandiera di quello che voglio senza uscire di qui. Niente, quello che volevo dirvi ve l'ho detto, quindi passo un attimino a 2-3 spam che non faccio spesso, però ogni tanto serve. Il primo ovviamente è il solito, lo spam alla signorina Chai Kibe, che mi fa sempre queste bellissime copertine di questi bellissimi video. A parte questo, perché questo video non avrà una copertina, ma al limite ci mettiamo una bella donna nuda per attirare visual. Quindi vi lascio in descrizione direttamente tutti, quindi la signorina Chai Kibe. E in più volevo anche spammare la signorina Guermichuinda, che in realtà si chiama Gumersinda, però me ne sbatto il cazzo, la chiamo come voglio io perché io sono più famoso di lei. Che fa anche lei live su Twitch, e quindi qui sotto li trovate. Ultimi, ma non meno importanti, vorrei spammare i termosifoni, anche se in realtà credo che fra una settimana avranno il triplo dei miei iscritti,
non lo so, mi sembra comunque il caso di spammare i miei amiconi che sono amico. Quindi li mettiamo sempre tutto in descrizione. Poi mi dispiace, ma in questo momento sto facendo tutto molto a braccio, quindi non mi ricorderò se avevo pensato di spammare qualcun altro, ma al limite ho trovato tutto in questa merda di descrizione. Va bene? Ecco. Come posso concludere il video? Adesso...